Ma sai che hai la voce molto simile a Genziano, che è un ragazzo che seguo su YouTube. Io sono Genziano di YouTube, sì. No, non ci credo, sei Genziano, dai, Sono cazzo! proprio io, sto cercando un nuovo progettino, sì. La voce che avete appena sentito è quella dell'ex proprietario della mia 850 ed è davvero assurdo che io abbia registrato proprio quella chiamata. Ma vi racconto. Prima di trovare quest'auto, avevo contattato un signore nelle zone di Roma per un altro annuncio di una 850, nel periodo in cui non si poteva passare tra le regioni senza una motivazione scritta. Il proprietario di questa 850 romana era arrivato letteralmente ad insultarmi dopo aver capito che avrei dovuto oltrepassare il confine regionale per andare a vederla. Anche se era permesso dalla legge, il tizio ha scapocciato durissimo in un modo così insensato da essere divertente. Un matto vero, ve lo giuro. Casualmente quell'auto è ancora in vendita online, ma quella storia in particolare mi aveva fatto capire che raccontare la ricerca dell'auto giusta probabilmente sarebbe stata un elemento narrativo importante. La sfiga e la fortuna è stata che già dalla chiamata dopo, cioè la prima che avevo registrato, è successa questa cosa qui che avete sentito. Potevo non prenderla? Dovevo. Nella telefonata Andrea mi ha raccontato che quest'auto Lucio l'aveva da un po' e nonostante Lucio andasse in giro, aveva sempre avuto l'impressione che quest'auto non andasse come doveva andare. Proprio per questo aveva fatto tutta una serie di operazioni di manutenzione approfondita e piccole modifiche che stavano davvero migliorando l'auto, come si comportava, come era diventata affidabile. Insomma, lui era contento di come andasse l'auto. Purtroppo un giorno però, dopo una lunga tirata in autostrada, ha avvertito una perdita di potenza e, lasciando l'acceleratore, ha sentito, parole testuali, i grilli nel cofano. Andrea, si chiama così, a quel punto ha deciso di darla via. Non aveva voglia di stare ad aspettare mesi per guidarla ancora e quindi ha fatto questo annuncio e mi ha raccontato davvero tutto dell'auto. È andato a scavare nelle conversazioni, ha fatto una lista completa dei lavori fatti, delle modifiche fatte ed ha condito tutto con una serie di video che io ho davvero apprezzato. Mi sono fidato di lui e del mio amico Robert che è andato a vederla di persona, a tal punto che l'ho presa senza nemmeno mai vederla di vista. Ce l'ho pagata, pagato il passaggio, pagato tutto prima di vederla. Meno male, santo Andrea, che mi ha aiutato a organizzare la spedizione, perché altrimenti non avevo davvero idea di come fare per portare questa 850 rotta da Torino a casa mia. Davvero non avrei mai saputo come portarla. Santo Andrea, grazie. Grazie davvero. Il perché ho comprato quest'auto, questo modello nello specifico, ve l'ho già spiegato nell'ultimo video, è quello che vi comparirà qui sopra. Ma credo sia arrivato il momento di raccontarvi che cosa abbiamo trovato al motore. Anche se prima c'è una piccola cosa che devo dirvi, di cui non vado particolarmente orgoglioso, ma credo che sia una cosa da raccontarvi. Lo so, è questo. Sì. La 850 ha un impianto a gas da tanti anni. Ora sapete tutto. Ascoltate, a me non interessa cosa fate con la vostra auto, davvero. Però di solito ho un'opinione piuttosto netta al riguardo. Se io scrollando vedo una buona auto che ha l'impianto a GPL, io chiudo l'annuncio. Anche perché credo che davvero raramente qualcuno si voglia liberare di un'auto a GPL che va come dovrebbe. Non credo nessuno lo farebbe. Potrebbe essere una soluzione in alcuni pochi casi particolari, soprattutto per quanto riguarda noie burocratiche o di circolazione. Ma l'impianto a GPL su un'auto sportiva, perché comunque la T5 viene considerata un'auto sportiva, secondo me ai miei occhi è un po' una scelta da stronzo. Rimane comunque il fatto che il GPL, visto anche il fatto che è da tanti anni che è sull'auto, sembra essere il principale indiziato in questa situazione. Con i ragazzi di PM, e Giorgio in particolare, abbiamo iniziato una serie di test preventivi per capire dove cercare il danno.
abbiamo deciso di procedere con un test particolare in cui si mettono sotto pressione i cilindri accedendo dal foro della candela. Non vi sto a spiegare i dettagli perché è un test piuttosto complicato e va fatto in situazioni particolari e va interpretato nel modo giusto. Ma in linea di massima funziona così. Posizionando l'albero in posizioni specifiche, più che altro per tenere chiuse le valvole, se la pressione scende in modo costante in tutte le canne dei cilindri, allora è probabile che il danno non sia nel monoblocco, ma altrove, probabilmente nel turbo. Se scarica in aspirazione, nello scarico o nell'impianto di raffreddamento, probabilmente ha danni o usura estrema agli organi della testa o alla testa stessa. Se invece scarica nella coppa, l'aria pressurizzata, allora potrebbero esserci danni o usura estrema alle fasce, ai pistoni o addirittura al monoblocco. E soffia proprio, si sente proprio. Che vuol dire che scarica sulla coppa, quindi ci sono danni in quel cilindro e sono piuttosto gravi. Abbiamo provato a guardare dentro con una telecamerina, qualcosa abbiamo intravisto, ma era davvero difficile capire quanto fosse esteso il danno. E la soluzione più sensata era una e una soltanto. A questo punto era inutile perdere tempo, bisognava togliere la testa dal monoblocco e guardare dentro per fare una conta dei danni. Il giorno dopo è stato strano, perché sapevo ci fosse un danno, oramai me ne ero fatto una ragione, però nell'aria, anche da parte mia, c'era una certa euforia. Eravamo molto curiosi di capire cosa fosse successo al motore e finalmente avremmo potuto saperlo e quantificarlo. Ragazzi, è nato. Vai. Vediamola un po', alza. Vabbè, dai, tocca lì, quindi. Porca troia. Oh, massacro, no. massacro. Massacro vero. Ma guarda quando è sciolto il pistone. Ci pensi che andava ancora in moto questo? Quattro cilindri. 4-5 erano ancora buoni. 4-5 benissimo. 4, vabbè, questo pure c'ha la grippatura là. Leggera, sì. Non solo il secondo pistone si è ridotto in quelle condizioni, scavando anche la canna del cilindro in modo davvero pesante. Abbiamo trovato anche un principio di quello che sembra essere la stessa cosa sul terzo cilindro. Ad occhio e croce, per rimettere in strada quel motore ci vogliono 7-8 mila euro di lavori e non credo ne valga la pena sotto il punto di vista economico. Ho bisogno di cambiare tutto il blocco e non sarà facile trovarne un altro. Vi spiego il perché. Negli anni 70 fu istituita una legge che portava l'IVA dal 18 al 38% per le auto che superavano i 2000 cm cubici di cilindrata, considerate un bene di lusso. Esattamente questo è il motivo per cui abbiamo tante 320i, 2000 Twin Spark e tanti altri motori piccoli in Italia. Alla fine degli anni 90 questa tassazione extra alla dignità fu eliminata, ma le case avevano già trovato degli espedienti per vendere di più nei mercati con delle esigenze particolari come il nostro. Tu mi direi, bello, che c'entra? C'entra perché il mio B5204T è una versione a corsa ridotta e quindi a cilindrata ridotta del B5234T, venduto in praticamente tutto il resto del mondo. E quindi questo blocco motore è un po' un dito al culo da trovare usato. Non voglio swappare il 2000 mio con un 2003, perché pare che l'espediente del ridurre la cilindrata, riducendo la corsa, abbia funzionato creando un motore un po' più scorbutico da quel che si dice, che in termini di potenza assoluta non ha nulla da invidiare a un 2003. E in più, considerando che voglio usarla daily e che l'ho iscritta al registro storico, non mi va. Devo ammettere che tenere il segreto sulle condizioni del Volvo è stato più complicato di quanto mi aspettassi. Soprattutto con i ragazzi del gruppo Telegram mi è pesato molto non raccontarvi quello che succedeva. Sono finalmente libero da questo peso, ma se posso vi chiedo un piccolo favore. Se condividete questo video posso avere una possibilità in più di trovare qualcuno che abbia un motore di ricambio o sappia indicarmi a chi chiederlo. Perché io è da un po' che lo cerco e purtroppo non sembrano essercene molti.
Non ci è ancora chiaro il perché sia successo quello che è successo. Se avete esperienze al riguardo o delle ipotesi, magari fatecele sapere qui sotto nei commenti. Noi vi leggiamo e magari questo può aiutarci a prevenire il farlo succedere di nuovo. Davvero non vorrei che succedesse di nuovo. No, proprio no. Iscrivetevi al canale, è importante per me e questo vi darà anche modo di seguire l'evoluzione della storia della Volvo, ma anche quella del BMW che sta per tornare, non preoccupatevi. Date un'occhiata ai social che trovate qui sotto, questi che vi sono comparsi, e giù in descrizione trovate il link per il nostro shop. Magliette, felpe, mascherine, tazze, abbiamo fatto un po' di roba figa e ce n'è un po' di nuova, che ancora non avete visto, che è in stile Volvo, non vi posso dire di più. Per oggi è tutto, teste di Ghisa. Spero davvero di potervi portare a fare un giro col Volvo il prima possibile. Davvero, speriamo bene. Alla prossima. Scri scri. Ciao ragazzo, giusto perché io conosco la tua faccia e tu non conosci la mia. Mi presento, sono Andrea. Niente, guarda, giornata molto grigia oggi, giornata molto grigia, perché devo dare l'addio alla mia macchina, però lo so che è in buone mani e questo è anche un motivo per il quale ho deciso di darla a te piuttosto che a qualcun altro, perché so che la tratterai bene e so che è una macchina che può dare delle grosse soddisfazioni, davvero. E detto questo, niente, io ti auguro il meglio e sono contento che l'abbia presa tu.